Ciao a tutti, eccoci qua con Davide Violo, ottavo classificato al knockout. È la tua prima esperienza? No, sono già venuto a giocare anche l'altro Shark. Ho provato a fare il main, sono uscito, ho provato il knockout, sono uscito l'altra volta. Questa volta il main sono uscito e ho provato il knockout, sono arrivato a finale, al tavolo finale. È andata decisamente meglio. Diciamo decisamente meglio. Hai un circolo d'appartenenza? Sì, come si vede lo Smuls di Padova, due Carrare. È da un annetto e mezzo, quasi due, che gioco, mi sono divertito, piazzamento sono molto soddisfatto, basta, nient'altro da dire. Come ti sei avvicinato al poker? Tramite amici che mi hanno convinto ad avvicinarmi a questo hobby, perché io lo ritengo un hobby per me, io ho il mio lavoro e sono tranquillo. Cosa ti piace di questo hobby? Che riesco a concentrarmi e non pensare a nient'altro, penso solo a quello e basta quando sono dentro alle poker room varie. Ci giochi solamente live o anche online? Anche online qualcosa gioco. Le differenze che trovi tra il live e l'online? Beh, il live è una cosa completamente diversa, cioè tra l'esperienza, hai il giocatore che vedi, riesci a capire anche dei movimenti, cosa può avere, eccetera, eccetera. Ti ritieni un giocatore attendista o aggressivo? Dipende da cosa ho in mano, dipende dalle due carte che mi arrivano in mano. Posso essere attendista come aggressivo, posso anche limpare, dipende da cosa ho in mano. La mano con la quale sei uscito, com'è andata? Beh, io avevo 154.000, c'è stato sui bui 6-12.000 ante 1.000, c'è stato un raise di 36, un call di 36, io sono di piccolo buio con asso jack suited, non riuscivo a fare un per 3, ho mandato all in, il primo ha foldato, l'altro ha collato con coppia di 9, sul board è subito sceso il 9, quindi quasi entro in dead, quando è uscito il 5 al turn lui ha fatto full e poi io sono morto. Comunque si può dire che ti sei divertito questo sì, torneo. Sì, una bella esperienza, mi sono divertito molto. Hai trovato carte giocabili oppure le carte non giravano? No, carte giocabilissime, tanto è vero che mi sono seduto il giorno finale ben tre volte oltre l'average, perché io ho fatto il venerdì il day 1A del knockout e mi sono alzato con 98.000, quindi... Abbastanza, direi. Almeno ti ha permesso di poter giocare tutto il torneo anche sì, con la tua modalità. Sì, in aggressività, anche in attesa, studiando gli avversari, vedendo i loro range di mani, eccetera, eccetera. Quali sono le tue carte preferite? Qualsiasi carta con il 10. Dal 2 all'asso basta che sia il 10. Il 10. Il 10 è la mia carta. Lo foldi o no? Mai. Mai? Mai, anche se è 10-2. Visto che ha portato anche milioni, 10-2. A un famoso giocatore, io lo gioco comunque il 10. Ricordiamo a tutti qual è questo giocatore? È Doyle Brunson. È il tuo preferito, immagino? Non è il mio preferito, però mi piace le sue mani, come gioca mi piace. Il tuo preferito chi è? Negrano, perché è il più tranquillo, più sportivo, meno serio al tavolo, divertente. Fa sempre quei resi strani, che non riesce a capire cosa ha in mano. Ti piace un po' così, quindi? Sì. Fra tutti quelli che vedo in televisione, anche se non sono un super partito della televisione, preferisco giocare io, mi piace lui come modo di giocare. Quindi ti piacerebbe trovartelo in tavolo oppure mai? Un sogno, sarebbe un sogno, ma il traguardo è molto lungo in quel caso. I sogni sono belli perché ti fanno sognare. Certo, certo. Intanto ci rivediamo la prossima volta, spero, e ti ringrazio. Sì, ringrazio Big Poker che mi ha dato la possibilità di partecipare, perché mi sono qualificato online tramite il sito prendendo il ticket lì per il main. Ringrazio lo Smuls che mi ha dato l'opportunità di conoscere Big Poker e ringrazio tutto lo staff dell'organizzazione. Io ringrazio te e tutti voi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.